Ciao, papà. Ehi, tesoro, ti andrebbe di prendere un caffè più tardi? No, lo sai che ho il turno in ospedale e torno a casa stanca. Ah, va bene. Scusi, signorina, è lei il medico? Certo, di cosa ha bisogno? Ultimamente ho avuto molti dolori al petto. D'accordo, mi segua. Si accomodi qui. Sa, i suoi occhi mi ricordano molto quelli di Rita. Ormai è morto da 5 anni, era la mia amata moglie. Vede, ci siamo innamorati quando ancora sull'Adige si coltivava il frumento. Quando si viveva nella povertà e il fiume era deviato grazie a dighe. Ora invece il mondo è cambiato totalmente e senza di lei non ha più fascino. Mi dispiace molto per la sua perdita, signore. Non si preoccupi, ormai è passato. Ok, abbiamo finito. I risultati dicono che... Aiuto! Qualcuno venga qui! Renato sta morendo! Dovrei chiamare mio padre. Ehi, tesoro. Ehi, papà. Ci ho ripensato. Posso passare tra 5 minuti? Forza, ragazzi! Facciamo crollare le palesi! Coraggio, Tovarish! Ciao papà, sai che mi è successo oggi al lavoro? No, cosa? Un mio paziente anziano, dopo avermi raccontato il suo passato, è morto. So che non ci vediamo spesso e forse siamo troppo separati. Vorresti raccontarmi di come la vita era ai tuoi tempi? Lo so, tesoro, purtroppo con il tuo lavoro non riusciamo quasi mai a vederci. Comunque, se vuoi, sarei contento di raccontarti il mio passato. Per esempio, una volta, quando si voleva passare da una parte all'altra del fiume, si doveva pagare una tassa di qualche lira. Ah, e a volte, mentre si passava sopra il ponte, si vedevano dei grandissimi tronchi che fluivano insieme all'acqua. Usavano questa tecnica per trasportare il legname. Grazie, papà. Non avevo mai pensato a tutto quello che è cambiato in questi anni. Sono veramente felice di aver potuto scambiare qualche parola con mio padre. Prima di oggi non avevo mai pensato a quanto siano importanti le persone più care a noi.